Amici della WISP, buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento settimanale con Mondo WISP per parlare questa sera di ciclismo e non solo, con i nostri ospiti e con la nostra Elvira. Buonasera a tutti, buonasera. Si parla di ciclismo, abbiamo tanti ospiti per parlare di tutte quelle che sono le coniugazioni del ciclismo, perché mica la bicicletta è una sola, sono vari tipi di biciclette, vari tipi di sport. Comincio, se mi permetti, a presentare gli ospiti, perché 5 persone non sono poche, 5 ospiti, quindi dobbiamo approfondire tanti argomenti. E cominciamo da Amedeo De Meo, responsabile del Duathlon WISP Abruzzo e Molise. Ciao Amedeo, e lieta di rivederti qui da noi. So che hai un bel calendario di date, che ci sono delle novità, sì, per quello che riguarda la Coppa Abruzzo, quindi tra poco ne parleremo. Io intanto continuo la mia carrellata sugli ospiti. Buonasera a tutti. Certo. So che non hai portato qui tua moglie, la moglie al centro commerciale non è venuta in studio. Ha lasciato la carta di credito sì, alla moglie. Noi abbiamo la sede vuota della televisione vicino al centro commerciale, quindi uno che vuole approfittare viene a trovare e poi si fa due compere. Profitto. Bruno Fantini, responsabile Mountain Bike WISP. Ciao Bruno, buonasera, grazie di essere tutti con noi. Spero che anche tu ci porti delle belle novità oggi. Certo, come sempre. Vediamo, siamo in attesa, tu già sai sì, qualcosa. Beh, qualcosa, non mi è giunto. Una bella ragazza, un ospite femminile, io sono sempre contenta quando ci sono delle belle donne e che si occupano di sport. Dina Del Tosto, organizzatrice Gran Fondo Città dell'Aquila. Buonasera. Finalmente anche dall'Aquila novità. Ciao Dina. Assolutamente, buonasera. Tra poco ci racconti, ho anche una bella locandina, la farò vedere dopo. Così è arrivato il caldo all'Aquila, sì? Sì, incredibilmente sì. Ammesso che abbia fatto mai freddo quest'anno. Un po' di freddo fatto, ma non tanto. All'Aquila però fa sempre più freddo, sì, dobbiamo dire. Livio Stefanucci, vicepresidente dell'ASD Ciclocral dell'Aquila. Buonasera. Siamo a sostituire il presidente, dobbiamo raccontare sì, non solo dell'associazione, ma appunto di questa competizione, di come si svolgerà. E so che avete fatto una presentazione venerdì, magari un accenno anche a come è andata, la diciamo okay, dopo, lo diciamo dopo. E l'ultimo, l'abbiamo messo proprio ultimo, ma non ultimo. Ultimo, ma non ultimo, noi lo mettiamo sempre lì perché poi ci porta sempre delle notizie un po' tristi. Oggi voglio qualcosa di allegro. Torre legata da Luciano. Luciano Ferrero, responsabile. Noi ci permettiamo di scherzare con le persone che fanno parte del nostro gruppo a cui vogliamo bene, perché sappiamo che non si arrabbiano, vero? No, ci mancherebbe, in modo più assoluto. Anzi, per strappare un sorriso. Luciano Ferrero, responsabile cicloturismo WISP. Io partirei da Amedeo perché lui è fremente qui, il suo piglio, è energico. Allora, c'è un calendario, ci sono delle gare che si stanno preparando, ci sono delle novità. Le raccontiamo. Sì, allora, rinnovo il saluto a tutti i telespettatori di TV6 e grazie per averci invitato a questa trasmissione, ne siamo veramente felici. Felici di parlare di Duathlon, il Duathlon è la nostra passione che ormai da 2 anni in Abruzzo ha preso piede. L'anno scorso sono venuto qui a presentare... Scusa, vogliamo spiegare sì, che cos'è però Duathlon. Il Duathlon per quei pochi che non sapessero cos'è? Che conoscono solo il triathlon. Esatto, perché si parla tanto di triathlon e un po' meno di Duathlon. Sì. E lo spieghiamo volentieri perché insomma la nostra missione da qualche anno è quella proprio di far prendere piede a questa fantastica disciplina anche in Abruzzo. Allora, il triathlon lo conoscono tutti, nuoto, bici e corsa, la bici può essere bici da strada oppure mountain bike. È la disciplina che insomma conoscono tutti quanti, vista come una disciplina un po' per pochi, esatto, anche se poi Pescara per esempio con il suo triathlon olimpico riesce a fare grandi numeri, anche Scanno qui in Abruzzo insomma. Invece il duathlon, diciamo che abbiamo eliminato la parte acquatica, ecco, giusto? Per chi ha problemi con l'acqua l'abbiamo eliminata, tranne, piccola sorpresa, quest'anno abbiamo inserito anche 2 gare di triathlon nella nostra Coppa Abruzzo e Molise Duathlon. Poi spiegheremo bene nei dettagli le modalità di partecipazione, insomma come partecipare e ovviamente chi non se la sente di competere in acqua avrà modo di fare le altre gare e di non essere escluso poi dalla classifica finale. Certo. Così il duathlon. E il duathlon è bici, che può essere da strada o mountain bike, più corsa a piedi. E poi gamba, che quella è sempre uguale. La gamba ecco è sempre qui il quella. Manifesto, duathlon sì, 2016. Questo è il duathlon del 2016, nell'immagine vediamo
diciamo, le due frazioni nel cambio, la bici e la frazione a piedi, è una disciplina che è per tutti, perché noi abbiamo scelto la formula sprint, già il nome dice tutto, cioè la gara di solito siamo sempre dentro un'ora di competizione, quindi sia chi corre a piedi che chi fa gare di mountain bike o di bici riesce comunque tranquillamente a fare le nostre competizioni. Perché non sono pesantissime, non sono sfiancanti. Mediamente ce la fa. Sì, poi ovviamente per competere bisogna raggiungere un certo livello di preparazione. Certo. E dicevamo che c'è una gara imminente a Fossa Cesia, mi dicevi, con una qualità bellissima, tra l'altro. Come si svolge? Perché questo è il tuo calendario. Questo è il calendario, poi magari la regia inquadrerà anche tutte le date. Diciamo le prime due, che sono quelle più fresche, magari così chi ha voglia di partecipare. Sì, ecco, vediamo il calendario completo della Coppa Abruzzo. Fossa Cesia il 23 aprile. 23 aprile, sì. Speriamo sia una bella giornata, perché Fossa Cesia è una località che conosciamo tutti, caldo, però uno si fa anche il bagno. Esatto, sul mare ci potrebbe scappare il primo bagno, e comunque la gara è adatta a tutti. Abbiamo provato il percorso in settimana, e un percorso con solo 100 metri di dislivello per quello che riguarda queste la parte. Queste le informazioni, vedi, fine maggio, 29 maggio San Salvo, dove si reperiscono le informazioni? Avete un sito, una pagina Facebook? Abbiamo una pagina Facebook che è Coppa Abruzzo e Molise Duathlon, e basta seguire la pagina e ci sono tutte le informazioni. Cerchiamo di dare informazioni dettagliate gara per gara, quindi percorso, chilometri, modalità di iscrizione, la quota che bisogna pagare, che è sempre abbordabile a tutti. Quant'è, si può dire? 15 euro siamo, 15 euro. Quindi insomma una quota che alla quale possono, insomma, cerchiamo di far partecipare. Quindi anche noi possiamo partecipare. È un 2 per 1, capito? Con 15 prendi 2, come quando vai al bar, no? Al supermercato, al centro commerciale, quindi tua moglie sa qualcosa. Ecco, 2 per 1 c'è anche questa possibilità di partecipare anche a staffetta. Quindi se magari qualcuno non ha dimestichezza con la corsa o viceversa con la bici, può comunque scegliere la formula staffetta e partecipare con un amico o con un'amica alla competizione. Ottimo. Allora passerei un attimo a Dina, scusa se non ti voglio passare davanti, ma voglio un attimo inquadrare, dietro, così poi fai le domande anche tu. Dina del Tosto, allora, questa Gran Fondo Città dell'Aquila, io adesso mostro questa locandina. Appunto la gara si svolgerà il 15 di maggio, che non manca molto, ecco. C'hanno anche regia, e è una gara appunto con un percorso molto particolare. La regia adesso ci manderà l'immagine del percorso, e ci puoi un po' raccontare appunto all'Aquila il 15 maggio cosa succede, come l'avete organizzata? Sì, si tratta della prima Gran Fondo della città dell'Aquila, inserita nel Giro d'Italia WISP come terza prova. Sono stati previsti due percorsi, un percorso medio e un percorso lungo. Lì si vede la planimetria completa con le due altimetrie dei due percorsi. Il percorso medio prende circa 80 km, poco più di 80 km, con un dislivello di circa totale di circa 1100 metri. Invece il percorso lungo sono circa 120 km, 121 mi Dina, pare. Dina, fortuna che non hanno la regia, che non hanno inquadrato le nostre facce. Perché? Mentre parlavi dei dislivelli, perché noi siamo... 80 km, come se fosse una passeggiata. Cioè 80 km con quei dislivelli, poi voglio dire, l'Aquila è anche, c'è una bella altezza, quindi più rarefatta, cioè è dura. Non è tanto dura, in realtà sono dei percorsi, sono affrontabili, soprattutto perché sono le prime prove, sì. E il percorso invece è quello più impegnativo? Sono 121 km con mi pare 1650 metri di dislivello. 120 km, quasi poco più della distanza L'Aquila Pescara, tanto per capirci. Sì. No, ma qual è il dislivello? Aspetta, ripeti. 1650. Signore. Per bacco. Totale. Qualcuno. Totale. Oh, sì. È impegnativo. Sì, sì. È impegnativo, però sono dei percorsi stupendi. Se no non si chiamerebbe una Gran Fondo. Gran Fondo, no? Esatto, esatto. Sono dei percorsi che attraversano non solo la città dell'Aquila, quindi attraversano dei paesaggi stupendi. Prendono oltre al comune dell'Aquila il comune di Scoppito, Torniparte, Lucoli, Ocre. Quindi vanno... per chi non è del territorio è anche un modo veramente di gustare i paesaggi vostri. È un modo molto bello per scoprire questi paesaggi. Per chi sopravvive, ovviamente. No? Per chi arriva alla fine. sono fattibili veramente. Sì, anche perché il dislivello... È vero che globalmente è grande, però qui le salite sono affrontabili. Dei momenti di convivialità che si riferiscono a? Questa è la cena di presentazione della Gran Fondo che c'è stata venerdì scorso. Ho visto nel filmato anche il presidente Capozuppo, mi è sembrato. Cioè, lui, quando si mangia, è sempre presente. Il sindaco dell'Aquila, esatto.
Sì, sì, è stata una bella cena di presentazione. Il molto sindaco bella. Si iscrive alla gara o pensate che... Il sindaco vuole iscriversi alla gara, quindi noi confidiamo nel fatto che lui si iscriva e partecipi. Finora quanti iscritti ci sono, Dina? Finora ci sono poco più di 100 iscritti, però considerando che manca un mese quelli abbiamo quelli che vengono ancora... da più lontano, più o meno? Non sono lo tutti so, abruzzesi o qualcuno? No, fuori... sono anche da fuori. Soprattutto dal Lazio, che comunque diciamo la è zona... È molto vicino il Lazio. Cioè, sì, le Marche, il Lazio. Sì, allora, parliamo ora con Bruno Fantini della Mountain Bike, perché è responsabile regionale di questa disciplina, parliamo sempre di biciclette, parliamo però di una diversificazione rispetto alle corse, alle manifestazioni classiche. Di nuovo buonasera a tutti. Sì, quest'anno abbiamo cercato di anticipare con la mountain bike. Abbiamo smesso prima il ciclocross e abbiamo fatto una novità, diciamo. Abbiamo provato con buoni risultati. Abbiamo provato a fare il campionato unito con gli enti della Consulta, un campionato unico con 4 prove che si sono svolte dal 31 di gennaio per arrivare all'ultima prova a marzo, diciamo, prima della primavera. Sì. E se vede il calendario sono le prime prove. Ci vorrebbe una lente ci vorrebbe d'ingrandimento. Un superpotere che non abbiamo, però non abbiamo. Ci fidiamo di quello che ci dice. E questa è la novità, perché avevamo riscontrato che all'anno nuovo, inizio anno nuovo, le gare di ciclocross venivano un po' scartate per questioni di preparazione per l'anno a venire. Quindi abbiamo provato a fare con la mountain bike. E avete riscosso un discreto successo? Sì, con tutti gli enti. Abbiamo fatto un accordo sia con l'ACSI, con la federazione e con la WISP. E abbiamo fatto un ottimo... E poi... Adesso ci sarà la seconda parte della stagione, diciamo. Bravo. Adesso ci sta... No, seguita sì. Dall'inizio. La Coppa Abruzzo e Molise di mountain bike. È cominciato il 6 di marzo a Casalbordino, è proseguito con il prima di Pasqua qua a Roseto e adesso c'è il 30, se vediamo la locandina, la novità, eccola qua. Questa è una classica, è un memorial che è arrivata alla quinta edizione. Il compianto... Sempre a Casalbordino. Sì, questo è il centro di Casalbordino. Se vede la foto diciamo che è una gara particolare, perché riscopriamo i punti vecchi di... Vede? È caratterizzato dalle gradinate. Ci sono due o tre gradinate, una si fa in salita, l'altra in discesa. Abbiamo voluto rispolverare un po', vede, l'altimetria. Sono 4 giri da 6,5 km. Dedicata appunto allo scomparso appassionatissimo di ciclismo, i figli proseguono questa attività. Sarebbe questo Alberto Lanci. Dove ci ospitano, la pizzeria La Florida, che quest'anno hanno fatto pure l'affiliazione come alla WISP come gruppo, quindi un ottimo new entry, diciamo, alla nostra WISP. Poi proseguiamo con le gare a venire, andando avanti con molte novità. Quest'anno che la mountain bike dalla nostra zona, nel nostro territorio, ha preso veramente piede. Difatti già il numero delle prime 2-3 gare, abbiamo sfiorato benissimo tra tutte e due le gare le 400 unità, quindi stiamo a buon punto. Ma se viene lungo la nostra costa, la domenica, i giorni feriali, è un continuo vinavai, perché non stai sull'asfalto, è molto gestibile. Sì. Quindi bisogna sfruttare questa situazione e cercare di... Ecco, lui dice dalle nostre parti al mare, ma all'Aquila. Cosa ci dice Livio Stefanucci, vicepresidente della SD Ciclocross L'Aquila? Lì ci stanno in mountain bike come? Nel senso, lì in montagna, come diceva la puntodina, è impegnativo perché ci sono i dislivelli, non è come al mare che, insomma, Casalbordino ci avrà le scalinate, però una scalinata ogni tanto, sai, ma lì con questi dislivelli è una gara impegnativa. Voi come associazione in cosa contribuite, come vi preparate? Buonasera a tutti i telespettatori. Sì, noi all'Aquila il territorio ci consente di fare sia turismo, cicloturismo,
ciclo amatoriale e sia mountain bike. Noi come ASD Ciclocrall partecipiamo, sia l'anno scorso abbiamo organizzato il duathlon, la tappa del duathlon della Coppa Abruzzo della città dell'Aquila, e quest'anno invece abbiamo raccolto una sfida che è partita nel 2009, subito dopo il terremoto, quando la rivista nazionale, attiratura nazionale cicloturismo, venne a fare un servizio giornalistico all'Aquila. E lì fu lanciata la sfida di organizzare una gran fondo nella città dell'Aquila. E quella sfida quest'anno vede il suo compimento, la sua realizzazione. Quindi ovviamente per voi anche un valore nostra... particolare questa gara, sì. Molto importante. Questa gara per noi rappresenta il rilancio della città, soprattutto della città. E di tutto il territorio del comprensorio della città dell'Aquila, che fa parte ovviamente del ormai la zona noto del cratere, cratere, no? Come sismico. La chiama? Esatto, cratere sismico. Difatti tutti i comuni che elencava prima Dina, ai quali aggiungiamo Fossa, Villa Sant'Angelo, Santo Eusanio Porconese, San Demetrio, sono tutti comuni che sono stati colpiti duramente dal sisma. Certo. Ovviamente transiteremo anche per la frazione di Onna e di Paganica, certo, che insomma sono state frazioni abbastanza colpite dal sisma del 2009. E noi stiamo contribuendo, oltre che all'evento, alla ricostruzione della città, perché la SD Ciclocrall, forse qualcuno si dice ma perché Crall? Perché nasce come gruppo sportivo di alcuni dipendenti del Comune dell'Aquila nel 2006, dove io, il presidente e gli altri componenti del direttivo decidemmo di fare questa società sportiva, la chiamammo allora associazione sportiva, e che poi per evidenti necessità anche normative è diventata una SD da poco, e dal 2006 lavoriamo insieme, abbiamo organizzato trasferte in Italia, all'estero con la nostra società. Oggi soprattutto su anche pressione del sindaco Cialente, abbiamo raccolto questa sfida lanciata da cicloturismo, ma soprattutto noi vogliamo contribuire alla rinascita e alla ricostruzione anche sociale della città dell'Aquila e di tutto il territorio colpito dal sisma nel 2009. Certamente, perché comunque lo sport aiuta a ricostruire il tessuto sociale, che in questo caso è stato fortemente colpito, perché tutto il centro storico, che era il luogo dove si svolgeva la vita degli aquilani, è stato raso al suolo, per cui anche i più giovani si sono trovati questo, diciamo, tra virgolette, buco anche affettivo, tra virgolette, e non è facile. Lo sport in questo caso può aiutare, no? Un po'. Certamente. Con fatica, ovviamente, perché ci sono tutti i problemi che ci sono, però si rinizia a ricucire questa ferita e a farla cicatrizzare. E noi vi seguiremo, cercheremo veramente di tenervi d'occhio durante questa gara per vedere che cosa succede e gli sviluppi che avrà, visto che è un progetto che appunto ha avuto delle radici molto lontane. Anche perché noi in passato abbiamo seguito all'Aquila altre manifestazioni, sì, sia tu che io, con la Quist, al CONI, quindi, con le scuole. E abbiamo lasciato per ultimo, Dulcis in fondo, buonissimo lì Luciano Ferrero. Eri venuto l'altra volta con delle notizie purtroppo reali, sconfortanti, che riguardavano purtroppo il fatto che questo sport non era abbastanza valorizzato. Ci sono stati un po' di cali a livello, no, di adesioni. Certo. Che sta succedendo? Beh, devo tu anticipi dire... anche una manifestazione importante, che però ne parleremo in seguito, che è la Bici in Città, che si svolgerà i primi di maggio. Però è un po' prematuro, ma comunque ricordiamo che si poi faremo una trasmissione solo su Bici in Città. Sì, beh, certo. Però anticipiamo che c'è questa, cioè Bici in Città, che è un evento importante che ci ha coinvolti sempre. Al centro di Pescara. Però diciamo che è un motivo in più Bici in Città come manifestazione, per creare quello stimolo, diffondere e coinvolgere all'interno delle scuole la passione per la bici. Certo. Certo, una bici diverso da quello che abbiamo sentito, del duathlon mountain bike e gran fondo, dove c'è l'agonismo, dove c'è di dare il massimo per raggiungere in tempi brevi i percorsi. Noi come cicloturismo, e mi fa piacere che anche nella gran fondo c'è il percorso cicloturistico, non solo agonistico. Nel cicloturismo è più uno spirito di osservazione, di movimento aerobico, che possa aiutare più a star bene fisicamente,
non con quello spirito agonistico che è caratterizzante. Beh, per il resto, quando si parla della nostra regione, che sia l'Aquila, che sia Pescara, che siano delle diverse province, sono vocate le nostre province, beh, certo, al cicloturismo, per certo, i paesaggi, per il paesaggio, la bellezza del... Certo. Anche per gli aspetti culinari. Anche per la selvatichezza, perché l'Abruzzo... Certo. Prima si corre regioni e poi si va a mangiare. A pranzo. Abbiamo visto pure dall'immagine, certo, la presentazione della manifestazione dell'Aquila. Certo, certo. Ma i dati si stanno risalendo, sono più confortanti? Beh, se, adesso... Con la primavera, diciamo, perché... sicuramente. Quest'anno stiamo sperimentando questo campionato regionale di cicloturismo con 5 manifestazioni. La prima manifestazione ci sarà il giorno 17, c'è cioè anche la locandina. 17 aprile. 17 aprile, qui a Pescara. E devo dire, già dal movimento delle iscrizioni diciamo che c'è l'aspetto positivo, quindi non sono solo pessimista, sono anche... No, erano dati reali, quindi era... Realista. Della situazione. E devo dire effettivamente che c'è un buon riscontro, penso che riusciremo a andare oltre le previsioni. Invito anche altre società che fanno parte di altri enti promozionali sportivi di partecipare per dare vita e vogliamo dare delle informazioni riguardo a come si fa poi a partecipare? Noi abbiamo il punto di incontro davanti al Tribunale Nuovo, la piazza del Tribunale, dove ci incontreremo alle ore 8 del 17, là avverranno le iscrizioni individuali, le società potrebbero fare l'iscrizione inviando un elenco dei partecipanti con il bonifico, perché per ogni partecipante la quota è di 10 euro, e al l'IBAN della WISP regionale, della WISP provinciale, e così avverrà l'iscrizione, però anche individualmente domenica mattina si può effettuare l'iscrizione senza nessun problema. Penso di superare comunque le 100 e più unità come partecipanti, quindi è confortante. Perché e il percorso ce lo vuoi dire? Il percorso, proverò a dirlo, non so se me lo ricorderò tutto. Quindi più o meno che zona della città è interessata? Partiremo da Pescara, quindi dalla piazza del Tribunale, faremo Santa Teresa di Spoltore, Pianella, Moscufo, Caprara, Monte Silvano, Pescara, piazza del Tribunale. Con susseguirsi del pranzo. Sulla lunghezza di quanti chilometri? Dunque una sessantina di chilometri. Anche meno lì la metà della Gran Fondo Aquilana. Certo, la Gran Fondo con gli israeliani pure non la batte nessuno, cioè rimane impresso. La differenza del cicloturismo è che possono partecipare tutti gli atleti iscritti sia con prova da sforzo che sia anche col certificato medico rilasciato, certo, dal dottore. Poi posso venire anche dall'Aquila, Dina, sì, a fare come posso. Allenamento così, ma semplice per poi per fare la passeggiatina al mare e poi ritornare. Praticante, semmai, dopo la Gran Fondo si fa. Allora, Dina, una cosa che ho dimenticato di farti dire, il riferimento che c'è su internet proprio per prendere informazioni, lo vogliamo ricordare? Sì, c'è una pagina dedicata. Abbiamo una pagina Facebook della Gran Fondo Città dell'Aquila e un sito internet, sia il sito internet del ciclo CRAL L'Aquila, e c'è una pagina dedicata che si chiama proprio Gran Fondo Città dell'Aquila. Perfetto, allora abbiamo pochissimo tempo, però molto rapidamente ognuno di voi può dire qualcosa prima di chiudere, però si tratta di una manciata di secondi. Io so che tu sei preparatissimo, ma sei anche uno che sfora un po', ti riprenderò a gamba tesa. Dai, sarò proprio brevissimo. Venite a fare il Duathlon, perché è una manifestazione, sono tutte manifestazioni bellissime, alla portata di tutti. Venitela a provare, perché la prima volta che si prova il Duathlon, poi si torna alla seconda, alla terza. Poi si può fare in coppia, quindi l'ideale è si può fare anche in coppia. Cioè, l'importante è comunque avvicinarsi a questa disciplina per scoprirla e scoprire il mondo WISP. Vi accoglieremo a braccia aperte, come noi sappiamo fare. Poi torni, ci dai qualche novità, così parliamo più a lungo. Volentieri. Tra l'altro abbiamo detto che c'è la pagina Facebook di riferimento, sì, che appunto si chiama Coppa Abruzzo e Molise Duathlon, abbiamo circa 400 seguaci, lì troverete tutte le informazioni sempre aggiornatissimo. Perfetto, e le immagini ovviamente che riguarderanno, sì, anche chi concorre. Invece il nostro Bruno Fantini, c'è una pagina di riferimento che non l'abbiamo detto prima? Sì, c'è, c'è la WISP. Che cioè quella WISP istituzionale, voi avete creato qualche... Il mio gruppo è Casal Bike, ASD Casal Bike. Dove sta per Casal Bordino? Sì, purtroppo sì. No, dove si trova per fortuna. Scherziamo.
Eh no, per fortuna io ho passato gli estati a casa di Bordino, no, perché qualcuno si lamenta pure che dice sempre dalle parti vostre, sempre dalle parti mia madre vostre. Di quelle parti, guarda, te lo volevo dire, ma là c'è il mare, è bellissimo. C'è anche il miracolo di casa Bordino. Io andavo al mare da Racciatti, c'è ancora, si può girare. E vieni. No, colgo l'occasione per invitare tutti alle nostre manifestazioni di MTB, perché ci sono un sacco di novità come percorsi, come premiazione, come tutto, diciamo. La WISP ormai è una garanzia, quindi... È ovvio. Dina, sfrutta la tua seduzione per fare un invito alla Gran Fondo, dai. Ma noi vi aspettiamo. Dai un bacio a chi vince, sei lì ad accogliere, una bella ragazza. Sarò presente là. Ecco, chi vuole conoscere Dina, è un'occasione d'oro, non sprecatela, che col dislivello che vi rianima lei. Si può noi dire. Vi aspettiamo tutti quanti all'Aquila, scoprirete dei percorsi bellissimi. Allora, Livio Stefanucci, cosa vogliamo aggiungere molto rapidamente? Io voglio invitare, soprattutto l'invito è a venire all'Aquila a fare questa Gran Fondo, perché a differenza di quello che può sembrare, i 1650 metri di dislivello per una Gran Fondo sono tanti. Abbiamo un po' semi-terrorizzato i nostri telespettatori. Un bellissimo paesaggio, perché entreremo in due parchi nazionali, quello del Gran Sasso e quello del Sirente. Poi avremo un bellissimo parco gara. Dobbiamo chiudere. Il nostro Luciano Ferrero col suo sorriso vi aspetta. Domenica 17 aprile, il primo raduno a Pescara, piazza Ettore Troilo alle 8. Mi raccomando, non mancate, la trasmissione è finita. Buona serata a tutti, appuntamento la settimana prossima con Mondo WISP, grazie. Ciao. Life in color.